Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze, un anno importante il 2012 per la rivista Testimonianze, è stato l'anno balducciano. Cosa è accaduto e qual è stata la risposta degli amici della rivista? È stato un anno intensissimo, pieno di lavoro, pieno di iniziative. Se ne trovano tracce anche nel nostro sito, nelle nostre pagine Facebook, nei manifesti, negli opuscoli. Il convegno Se vuoi la pace, prepara la pace, anno 2012. Il volume speciale monografico di testimonianze sul crinale della storia a confronto con Ernesto Balducci 20 anni dopo, il DVD che chi vi parla ha fatto insieme proprio con Leonardo Ferri, una collaborazione testimonianze Toscana Film Commission, Ernesto Balducci, uomo del mondo. Un anno che è stato dedicato alla memoria del fondatore di Testimonianze, certamente in qualche modo a ricordare il debito di carattere spirituale, civile e politico che abbiamo nei suoi confronti, ma anche e soprattutto un periodo che è stato dedicato a riflettere sull'attualità di una lezione, su un messaggio che ci giunge da lontano ma che è appunto intensamente attuale, quello della lunga marcia dei diritti umani, che è il centro e il cuore della riflessione balducciana. Che cosa ci hanno rivelato e che risposta hanno avuto queste iniziative? Hanno avuto una sorprendente, direi, risposta di grande partecipazione. Certamente nella nostra Firenze, dove Testimonianze è nata tanti anni fa, ormai 55 anni fa, più di mezzo secolo fa, certamente in Toscana, ma anche ovunque questi incontri si sono tenuti in vari ambiti, in diversi territori, in diverse zone, in diverse regioni del nostro territorio nazionale, in Piemonte, a Roma, in Campania, in Friuli. E lì allora ci siamo incontrati con il ricordo di una memoria sorprendentemente viva, ma anche appunto e forse soprattutto nel nome della riscoperta di questo percorso, con la voglia di riflettere sull'oggi, di ricominciare a cercare, di ricominciare a sperare in cose positive, di riscoprire il valore dell'impegno civile, di possibilità positive di impegno, di lavoro e di partecipazione per tutti, per gli uomini e per le donne del nostro tempo, di una riscoperta di una dimensione alta della politica. E che è stata questa la lezione di questo anno. Se dovessi dire qual è stata la domanda più bella che mi è stata rivolta nel corso di questi incontri, è quella che mi è stata fatta da una ragazza di 20 anni a Forlì, nel comune di Forlì, quando mi ha chiesto se questa storia, così sono state più o meno le sue parole, se questa storia è così importante, perché io che sono una studentessa universitaria, una persona, una ragazza informata, perché io non la conosco? Perché io non ne ho mai sentito parlare? Il che chiama in causa la nostra responsabilità, ma soprattutto quella delle istituzioni, di un certo tipo di insegnamento, di un certo tipo di dispersione della conoscenza della storia, anche se c'è molta retorica della memoria nella nostra epoca. E mi tornano in mente le parole che mi disse in un anno ormai lontano, erano gli anni 70, Franco Fortini all'Università di Siena, quando in un'intervista, e allora io ero giovane, andavo a cercare appunto riferimenti e a chiedere chiarimenti sul senso degli avvenimenti del tempo, quando Fortini mi disse: verrà presto il tempo in cui i giovani dovranno rubare le ore al sonno per conoscere il nostro e il loro passato prossimo. Ecco, questo è un tempo in cui c'è qualcosa di simile. Sembra che viviamo in una sorta di indistinto, e
presente, piatto indistinto presente senza prospettive. La lezione di Balducci era esattamente quella invece di avere fiducia nel futuro, e forse questa è la lezione che ci viene ricordata e che ci viene riconsegnata in questo anno e in tutte le iniziative che lo hanno contraddistinto.